abbiamo fatto. Salve a tutti, sì, perché non partiva. Puntata mega veloce di Onorato di domenica 13 novembre. Ebbene sì, sono finiti i giorni, quindi domani si ritorna in servizio effettivo, cioè nel senso non è che finora, compreso ieri e anche in parte oggi, non è che non abbia fatto nulla, anzi, però diciamo si ritorna in servizio effettivo, cioè torniamo veramente in servizio, quindi si torna al lavoro. Il dito è leggermente più gonfio rispetto all'altro ancora, e mi dà ancora leggermente fastidio, nel senso non male, quando cammino, cioè nel senso non è che sento dolore, solo che sento un qualcosa che mi impedisce di fare un passo decente, e quindi niente, e quindi torniamo diciamo non al 90, non al 100%, ecco. Torniamo direi un 90%, e però finalmente insomma torniamo finalmente al lavoro, tra virgolette finalmente, perché che quello che recrimino, per esempio anche dello smart working o del telelavoro, di che è una cosa che sì, ok, è bellissimo, ti permette di lavorare anche a casa, quindi potersi spostare o comunque dover per forza, ne so, tanto è che c'era, no, presentata la nuova linea smart working di Giorgio Armani, giacca camicia e mutande, ecco. Sì, se c'è una riunione in qualcosa, cioè se non c'hai una riunione in qualcosa addirittura potresti stare anche in pigiama, se invece c'è una riunione basta che si vede fin qui, fino a qui si vede che sei vestito decentemente, poi sotto può essere anche in braghette curte, e quindi vabbè, quindi diciamo che sì, è vero anche questo, no? Però c'è un però, cioè che è inutile che mi vengano a dire tanti non hanno fatto un cazzo. No, non vi preoccupate, che chi non faceva un cazzo al lavoro, cioè fisicamente, non ha fatto un cazzo durante lo smart working obbligato. Chi soffoca come sottoscritto con l'aria, che è preoccupante, chi invece sul lavoro faceva cose, magari strafaceva un pelo, un po' così, vabbè, e su probabilmente il mio, e visto che sono ne sovrapproduco, e il fatto che chi invece stralavora dal vivo, diciamo in presenza, smart rob ha lavorato 10 volte tanto, ecco, ne sono abbastanza diciamo testimone, diciamo parte in causa più che testimone, perché insomma anche sti quasi mese, beh sì, alla fine sì, anche qualcosa di più, mese che sono a casa, praticamente non ho lavorato anche sabato e domenica alla faccia di quello in infortunio, per cui insomma, cioè, che in teoria dovrebbe stare, ripeto, o sul divano o nel letto, nel caso mio a zampa in aria e basta, insomma, ecco. E ho fatto il destro perché il piede è il destro,
E quindi ecco, quindi insomma, questo è. E, quindi ah no, stavo, ecco, mi ero non avevo concluso il discorso, cioè più che altro ho iniziato e non ho terminato, termino dicendo semplicemente che insomma, fatto invece di ritornare in presenza vuol dire che per esempio sì, farò sicuramente più di 7 ore e 12 magari, domani non, spero di no, non ci giurerei, però spero di no. E, perché in teoria ci avrei solo la mattina cose, e invece però cioè a una certa ora ciao, devi andare a casa perché ti chiudiamo dentro, ecco, questo è. Mentre invece stare a casa a parte, ecco, poi io perché magari, ecco, perché c'ho chi mi cucina e chi prepara tutto quanto, ma se fossi per esempio musile che ero da solo, ecco che cioè, c'era il concreto rischio che uno tirava via a lavorare anche se andava magari so, a cena e dice senti, ho fame, fammi mangiare qualcosa, cioè, per la serie alle 11 dice ok, fammi mangiare qualcosa, per cui insomma 11 ovviamente di sera, e quindi ecco alle 23 e quindi ecco tornare al lavoro finalmente insomma, ecco. E poi oltretutto volete mettere le puntate di Onorato mentre torno a casa da lavoro, anche perché tra parentesi, ecco, con queste qua che sono così, a parte il fatto, ecco, mi tocca approfittare che ne so, per esempio adesso che la mia compagna sta giù eccetera, robe eccetera, oppure ne so, vanno a fare la spesa, ok, allora facciamo una puntata di Onorato poi a parte, ecco, magari le interruzioni che ci possono essere, magari parlo 30, 40, 50 minuti perché comincio a divagare, non mi rendo conto del tempo che passa, invece mentre sto tornando a casa, cioè il tempo quello è, non è che al massimo posso fermarmi un attimo come ho fatto certe volte quando magari in certe puntate mi sono fermato zona cassonetti delle scoasse, cioè dell'immondizia, e ad allungare un po' il brodo perché sennò altrimenti non ci rientro con la musica di sottofondo, quella che sentite sotto, che sono gli Aigar, che poi io infatti non ho mai capito perché tra parentesi ho scelto gli Aigar, vabbè, per risparmiare sul nome dopo sulla musica, non lo so, però cioè le musiche, perché allora il fatto è questo, sì è vero è abbastanza lunga, però secondo me forse leggermente più lunga potrebbe essere quella dei Planet Funk, che però non mi ricordo se è Rose Blue, dovrei e sentirla perché potrei anche sbagliarmi, penso proprio di sì, tra parentesi, e, no, mi sa che non è il Rose Blue, e, ce ne sono qualcuna lunga senza però parole, senza, cioè solo strumentale, ecco, diciamo, ecco il fatto di Yair, e soprattutto della femme d'argent, che francese meraviglioso, è perché è 6 minuti buoni di musica, per cui posso anche chiudere, ciao, ed è finito la puntata, e no vabbè, continuo ancora un po' e spero non tanto di più perché tra parentesi sono
fatto la doccia, si intravede forse che ho ancora un po' i capelli umidi, quindi prima mi prende prima di tutto una bronchite, secondo c'ho da fare, da montare i corsi, tutte le montagne in orato che ho fatto finora, perché questa settimana non avrò tempo, dopodiché devo anche vedermele, almeno quelle lì di domani, perché sennò altrimenti non pubblico un cazzo. Già sti giorni ho pubblicato in ritardo, ah è tardissimo allora, perché sono diventato bianco e nero, e quindi ecco, quindi mi sono perso, mannaggia. Ah sì, sì, è bella lunga adesso mentale, ecco. Però mi pare ricordare che anche quella lì dei Planet Funk, quella che è nel finale, se non vado errato, ma anche all'inizio dello speciale sulla nevicata del 2012, febbraio 2012, se non vado errato. E tra parentesi, perché non abbiamo fatto niente su fatto dell'Uyon? Boh, mistero. E boh, non lo so. E quindi ecco, quindi devo non lo so sinceramente per quale motivo, boh, forse non è tanto lunga, può essere, forse non sia tanto lunga, non lo so. No, è semplicemente che, come avevo detto qualche puntata fa, andate a vedere le puntate precedenti e capire di cosa sto parlando. E c'è, cioè, insomma, come si chiama, cioè avevo l'idea, insomma, di pensare all'alternativa, ma non adesso. Cioè, ammetti che volessi fare un'altra puntata, un'altra stagione di Onorato, potrebbe essere, capito, un'idea cambiare musica sottofondo, ad esempio. E quindi va bene, quindi questo, anche perché forse vi do sta cosa, forse, non, io l'ho detto, ma non mi è stato confermato, forse si sta cominciando a pensare seriamente, mi sa, alla seconda stagione di Dott Matteo. Voglio pensare che sia così. Oggi so che c'era qualcuno che si stava facendo la maratona di Dott Matteo e spero che stiano pensando alla seconda stagione, perché no, perché è un bel prodotto, perché è un bel prodotto della Fornace che piace alla gente che piace, per cui insomma ecco, quindi perché no. E va bene, quindi a dolore. Allora, ieri che vi avevo detto, che vi avevo annunciato il discorso delle trivelle. Allora, qua si fa un gran tanto parlare di ripresa dell'estrazione di metano. Qua abbiamo la zona, insomma, soprattutto del delta del Po, che insomma è diverse possibili pozzi. Non so se qualcuno, forse magari c'è la, come si chiama, c'è la piattaforma, ma non si fa più e non si estrae più niente. E allora, prima di tutto, si parla che c'è cosa, sì, vabbè, capisco che tra meglio di niente, meglio qualcosa, ok, però parte che, come diceva una bidella, che lei voleva essere io, bidella del liceo, cioè, noi siamo, questa penso che venisse dalla zona del Monte Peglia, e si era opposta a un parco eolico che volevano tirar su praticamente in mezzo a, quindi disboscare, anche perché
Allora, se mi dicono ok, lo portiamo sulle pale e tutto quanto, con a parte che voglio dire, già il Montepeia è bello pieno di antenne radio televisive, che insomma non è proprio meraviglioso, e quindi già questo, però era una delle cime più alte dell'Orvietano, per cui per quello. E l'altra questione è se le portavano su con l'elicottero oppure pure, ma il problema è che come dovevo portarlo su con i camion, ecco, significa che praticamente dovevano creare delle strade ad hoc larghe, molto, perché comunque gli permette di fare, per esempio, salire a un camion con 100 metri di palo sul cassone, perché insomma, cioè, gli fa anche fare delle curve con un raggio bello importante, e quindi insomma, non era esattamente la cosa più ecologica al mondo. E per fare una cosa ecologica, ora ripeto, se portavano, se il massimo che devono fare è radere al suolo il punto e portare su con l'elicottero, poteva anche essere, tra parentesi, costava l'ira di Dio, non so se mai ci sarebbero rientrati, però uno diceva vabbè, oh, te te dico, tutto sommato invece un cazzo, porca puttana, cioè devono portarlo su per forza col camion. E quindi ecco, quindi lei oltretutto diceva, cioè sì, dice, noi siamo questo è il paese del sole, per cui potremmo sfruttare benissimo l'energia solare. Ecco una cosa che per esempio dico sempre, sì, allora qualcuno obietterà, dice sì, ok, all'energia solare quando il sole non c'è, tipo oggi che ha piovuto tutto il tempo, non produce un cazzo, anche vero questo. Allora, tolto che, voglio dire, cioè, noi ce l'abbiamo anche delle centrali che vanno sempre, che sono quelle idroelettriche, anzi a maggior ragione se c'è un tempo del genere meglio ancora, no? Penso, credo, no? Piove a dirotto, penso che ancora meglio, qui si potrebbe, tra parentesi, magari rendere più efficienti quelle, per esempio, anche, no? Ecco, quindi non crearne nuove, ma quantomeno cioè, penso che ci sia, voglio sperare che ci sia una, come si chiama, un modo, per esempio, di cioè, voglio pensare che non siamo rimasti agli anni 60 nella produzione, per esempio, di turbine idroelettriche. Voglio sperare che nel frattempo siamo arrivati a una maggiore efficienza, voglio sperare. Per cui, per esempio, si potrebbe anche vedere un attimo di metterci manina, per esempio, che magari certi motori, certe cose che magari stavano negli anni 60, quando è stata messa su la diga e tutto quanto, forse toccherà un attimino migliorarlo, forse. Ah, ok. E quindi questo. E l'altra cosa è, allora, a parte il fatto che come nucleare è stato fatto fior di referendum, quello nucleare ha visto il quorum, quello delle trivelle è stato fatto in un periodo di merda, sponsorizzato un cazzo, e per cui non, a votare non c'è andato nessuno, però chi è andato a votare ha detto che non vuole vederne, ecco. Però ora parte il fatto che vabbè, dicevo, stanno in alto mare, che cazzo di problemi fa, a parte che tra parente abbiamo, come si chiamano, zone speciali di bio,
poi mettiamo. Non capisco mai se è una pioggia oppure. E l'altra questione è che noi qui amiamo un territorio che praticamente è a rischio sprofondamento. Ecco, se tutto e tutto toglie anche una componente che è sotto il terreno, non so quanto è bene. Vabbè, però dice, in caso di necessità, dice, anche un goccio meglio di niente. Va bene, cioè va bene, discutiamone, ok? Quello che mi ha fatto specie, diciamo, a parte l'idiozia del ministro, che appena gli hanno detto, dice sì, ma coi tempi, all'obiezione che hanno fatto una giornalista, ha detto, dice, ma con i tempi, cioè, da quando è che si partirebbe? Cioè, dice sì, ma da qui a quando parte, quando riparte tutto, come facciamo? Cioè, per la serie, sì, va bene, ritorniamo ad estrarre, ok? Ma nel frattempo cosa succede? La risposta è stata, no, ma parte subito. Allora, io dico, questa gente dove vive? Dove stracazzo vive? Ecco, perché tu puoi dire, sì, parte subito se siamo in Cina, ok? Che parte subito, dove costruiscono un ponte di 2 chilometri in una settimana, ok? Bene, ma in un paese come il nostro mi viene a dire che parte subito, cioè, ma oltretutto, ma nemmeno in Cina, cioè, ma nemmeno in Cina, cioè, penso potrebbero creare una cosa all'istante, comunque ci vuole qualcosa, comunque ci vogliono giorni, non è all'istante. Cioè, questi pensano che basta scrivere il decreto, basta fare la firma, che poi non scrivono nemmeno loro, basta fare la firma, le cose, tac, fatte subito. Ma anche no, ma anche no, cioè, questo già ecco, già da uno che ragiona, no, ma subito, così poi sgranato, con gli occhi sgranati, ma subito, come d'altronde il suo presidente, ecco, ma subito, no, ma subito, così, ma che subito, come fa a essere subito? Ci vogliono i tempi, comunque, cioè, puoi dire, sì, guarda, ci vorrà un mese per dire, ci vorrà 2 settimane, ecco, questo è qualcosa di giusto, cioè, non è umano in Italia, però, cioè, non è normale in Italia, però, diciamo, sarebbe normale, ma dire subito è impossibile, ma è impossibile ovunque, cioè, non è possibile attivare subito, cioè, subito, cioè, significa adesso, in questo momento, sta partendo, non credo. Per cui, ma di che cazzo stai parlando? Ecco, già da uno così. In più, una cosa che mi ha fatto pensare molto è stato, penso, il presidente della Confcommercio, non mi ricordo ora bene che cacchio fosse, che diceva, dice, bisogna, sì, bisogna fare una valutazione, però se per la scienza è a posto, noi dobbiamo credere alla scienza. A me questa cosa, come vi avevo detto sui vaccini, guardate le puntate precedenti, non proprio, ecco, se la scienza dice che va bene, ecco, io incomincerei a dire ma anche no, perché di solito questi non sono, non diciamo, anche perché, ripeto, quella scienza
è stata quella che ha detto agli aquilani: no, mi raccomando, non avverrà la scossa più forte, potete tranquillamente rimanere nelle vostre case, potete tranquillamente, ma no, ma di che avete paura? Giuliano è un ciarlatano, un coglione. Ah, lui vabbè, lui aveva anche sbagliato dicendo che sarebbe stato più la zona di Sulmone eccetera, però comunque non è, però comunque insomma ecco, ci aveva quasi preso, ecco, a differenza di chi diceva che proprio non succedeva niente, ecco, almeno noi diciamo ha sbagliato qualche chilometro ma non ha sbagliato l'evento, ecco, e, insomma ecco, Trump, chi mi dice guarda verrà qualcosa e chi mi dice no guarda stai tranquillo, sinceramente ecco, e quelli erano la scienza, e faccio sto gesto perché la scienza, scienza un cazzo, sono i soldi, diciamoci cose come stanno, su chi sbraita di più, chi mette più questi sul tavolo, insomma ecco, quel dobbiamo credere la scienza, veramente mi ha fatto inorridire proprio, detto ah, allora a posto, allora ok, allora ciao, ah, carino sarà quando ci sarà il Mose che sarà sott'acqua, alzato ma sott'acqua, perché nel frattempo il suolo sarà sprofondato, ok, questo sarà successo e succederà, perché se vince la scienza, ecco, succederà questo a sto punto. Se non avessi detto sta cosa pure io dicevo vabbè, ma dobbiamo credere alla scienza, gli stessi scienziati che dissero all'Aquila che ah no, ma non ci sarà nessun terremoto forte, dovete stare tranquilli. Beh vabbè, se si dicono il vaccino è efficace al 100%, non vi infetterete, non infetterete gli altri, oltretutto vaccinati non contagiano solamente, ripeto, l'ho visto a casa e sfido io a trovarvi, a non trovare una situazione analoga a quella lì che ho vissuta io, vi sfido che non ci siano parenti, amici e genere che trivaccinati che si sono presi il Pippo virus e magari l'hanno trasmesso anche ad altri, sfido io a trovare qualcuno che dice no, non è vero, voglio proprio vedere e a dire dobbiamo credere alla scienza, ecco, io mi terrei, ecco, avrei ancora più timore in realtà. Boh, vabbè, che dire, sei di male in peggio. Basta, devo dire qualcos'altro ma è tardi e non mi ricordo più. Noi ci vediamo alla prossima puntata.